Appuntamento in piazza, aperitivo, cena e discoteca dai 13 ai 20 anni. Ecco il sabato sera dei giovanissimi. Carlotta Manno è andata a esplorarlo. Fai di media 10 euro, più la cena non sempre, fai di media 30-35 euro, più il tavolo in discoteca che ormai è un fisso, perché quello è proprio l'essenziale, facciamo 60 euro. Paghetta, sì, diciamo di sì, non so se dirlo. Intorno a 150 la settimana? Paghetta. Sì, finisce in un giorno la paghetta. Grazie mamma e grazie papà. Adesso la notte può cominciare. Ora 19:30, aperitivo in piazza. Birra, boccali, bicchiere di vino, cocktail, ancora troppe sigarette in giro, buffet che assomigliano più a una cena. La febbre del sabato sera costa e come? Ma non facciamoci ingannare dalle cifre astronomiche di qualche paghetta. Sono in tanti a mantenersi il divertimento. Lavoretti, cameriera, babysitter, queste cose qua. Sono soprattutto le ragazze a darsi da fare e la spiegazione c'è. Non esiste assolutamente che il ragazzo già oggi ti paga qualcosa da bere. Assolutamente. A me non è mai successo. E di cena? Di cena magari, ne so, la prima sera che esci con uno vuole fare bella figura e ti paga, però poi a lungo andare queste cose si perdono. Tasto dolente, si beve ancora troppo, spesso anche i minorenni. Si vede che sono palesemente piccoli, non glielo diamo. Se no, alcune volte comunque diamo anche a minorenni, purtroppo. Se parliamo di coprifuoco, quasi non ci capiscono. Alle 3 di notte, alle 4. A volte fino alle 5, 6 del mattino. 13 anni? E 13 anni fuori dal sabato sera? Pure il venerdì. E fino a che ora? Fino alle 11. Voi siete ragazzine, ma ci sono anche ragazzine di 13 anni che escono? Certo, se no mica uscivo.